siamo più in battaglia alla fine di questo primo tempo, una partita molto combattuta, infatti il risultato sull'1-1. Diciamo che però è salvato comunque il risultato parecchie volte, fatto dei miracoli. Quindi ti stanno dando molto da fare, diciamo, gli attaccanti lì davanti, cosa da dire? No, dobbiamo solo migliorare sulla difesa e concentrarci un po' sul centrocampo, comunque è una squadra molto affiatata, a quanto vedo. Essendo che è la mia prima partita con loro, vedo che comunque sono bravi. Io comunque ci metto al mio e però complessivamente continuare con la squadra sta giocando bene. Cioè. Sì. L'importante è quello. Con i gemelli del gol, Costanza e D'Abruzzo, alla fine di una bella partita. Ho visto soprattutto l'ultimo gol di D'Abruzzo, che oggi veramente si è sacrificato nella fase difensiva, centrale di difesa, che ho visto soprattutto nel primo tempo. Mi stanno chiamando. Costanza, ho provato di abbandonare il campo, grazie. E comunque no, buonissima partita da parte di tutti e due. Cosa devi dire, D'Abruzzo? No, è stata una partita difficile, anche perché ultimamente cambiamo sempre ogni partita, quindi iniziamo sempre male, però ci siamo ripresi. E... grazie. Dei vecchi tempi, ho fatto un bel gol. Bello di prima, interno piede, bello. Metto di prima. Ah, quello non l'ho visto, non passo. Niente, fortunatamente abbiamo un portiere che ci permette anche di fare qualche sbarione ogni tanto. È andata bene, Andrea, all'esordio. Fatto qualche passo falso all'inizio della competizione. Diciamo che il Barley si è confermato una delle squadre più competitive del torneo. Cose che manca per ritornare la squadra dell'anno scorso. Rispondi. L'anno scorso lui non c'era. L'anno scorso è stato un po' un torneo particolare, perché nessuno ci dava per possibili vincitori, invece ci siamo riusciti. Speriamo di non farci pesare essere campioni in carica. Lo stesso spirito l'anno scorso, andiamo dove riusciamo. Va bene, ti volevamo soltanto presentare. No, ma per lavorare non ho niente da dire, infatti. Ti volevamo solo presentare, quindi ciao. Allora, la medaglia da lui, ma anche a te. No, assolutamente. Grazie. Grazie. In campo, ciao Uzzo.